Presidente Sebastiani, si inizia a fare sul serio notizia di queste ore l'arrivo di Cisco dal Sassuolo. Sì, era un'operazione già chiusa qualche giorno fa, qualche settimana fa, un ragazzo giovane di grande prospettiva che quest'anno abbiamo avuto la sfortuna di incontrarlo a Padova e ci ha fatto anche il gol del pareggio all'ultimo minuto, quindi ma noi non l'abbiamo preso per questo, l'abbiamo preso perché è un giocatore che ha grandi prospettive e come nel nostro DNA cerchiamo di lavorare con i giovani. Quasi fatta per Galano e invece per Canutè al Parma c'è probabilmente qualche problema, è così oppure no? No, ma non c'è nessun problema di Canutè al Parma, semplicemente perché è un'idea che è venuta fuori nei giorni passati, ma non c'è nulla di concreto, quindi ci vorrà del tempo, il mercato è appena partito, hai voglia di lavorare. Galano però è un giocatore quasi del Pescara. No, Galano è un giocatore che ci interessa, credo che nei prossimi giorni riusciamo o a chiuderlo oppure a lasciarlo perdere. Iemmello si è complicata la trattativa, c'è il Perugia, così dicono i rumors di mercato, il presidente Sebastiani che dice? Ma veramente noi Iemmello non l'abbiamo cercato, quindi il discorso sulle punte è tutto un discorso aperto, i direttori stanno lavorando per questo, quindi nei prossimi giorni sapremo anche quali saranno le scelte. Questione Brugman, qual è la verità? È arrivata questa maxi offerta del Bari? Ma non è arrivata nessuna offerta, io di queste maxi offerte non ne ho vista nemmeno una. Brugman, il capitano del Pescara, ho sempre detto se ci sarà qualcosa per migliorarsi noi non lo tratterremo, ma diversamente Brugman sta bene dove sta. Il giocatore però gradirebbe B per B restare a Pescara, si era parlato e si è parlato del Benevento o anche di qualche esperienza all'estero? Sono tutte situazioni di cui si è parlato, ma a me nessuno poi ufficialmente mi ha chiesto niente, quindi aspettiamo che ci siano delle richieste e le valuteremo insieme al calciatore. Per quanto riguarda i ragazzi del Pescara ci sono tantissime richieste dalla Juventus, dall'Inter, dall'Atalanta, questo significa che si è lavorato bene negli ultimi anni, giocatori del Pescara che fanno gola un po' a tutte le big della Serie A? Ma sì, da un lato significa che si è lavorato bene, da un altro lato come sempre dico io è un peccato perché purtroppo quando arrivano queste richieste alle orecchie dei ragazzi, dei genitori, dei procuratori, una squadra come il Pescara non riesce poi a trattenerli e quindi si deve lavorare per mantenere comunque un interesse sul giocatore. Ci sono diverse richieste, come dicevi tu, su tanti ragazzi bravi di prospettiva del Pescara. Io spero di non doverli togliere tutti. Parliamo un attimo anche di Del Grosso, Presidente, perché nelle ultime ore si è parlato di una richiesta del Monza al giocatore, il giocatore che non ha ancora firmato il rinnovo col Pescara, Del Grosso vorrebbe restare ma ci sta pensando, ci ha parlato col ragazzo? No, non ho parlato né col ragazzo né con il Monza, è una notizia che ho letto sui giornali proprio questa mattina, con Cristiano lui sa meglio di me che il rapporto è splendido, quindi quello che deciderà noi lo accetteremo senza nessun problema, è un giocatore chiaramente che ha la sua età, quindi se dovesse capitargli un contratto importante è giusto che lo vada a fare, però al momento non ci sono novità da questo punto di vista. L'ultima cosa Presidente, per quanto riguarda i portieri, ovviamente Fiorillo è il titolare del Pescara, Farelli, Castrati, prenderete un portiere giovane, cosa farete? Più giovane di Castrati chi dobbiamo sì, prendere? Un Castrati bambino? Probabilmente se volesse trovare più spazio potrebbe chiedere di andare via. Se dovesse trovare più spazio prenderemo sicuramente un profilo come Castrati.